diventati la barzelletta di Catania. In tutti i tavoli dove ci sediamo prendono per esempio in senso negativo la pubblicità. Questa in sintesi la descrizione della gestione della pubblici servizi secondo Rita Ponzo della CISL Catania all'assemblea di protesta dei lavoratori dell'azienda partecipata che si è tenuta stamattina all'anfiteatro del centro fieristico Le Ciminiere. La sindacalista vede nel nervosismo dei lavoratori, anche se legittimo, un qualcosa di controproducente, soprattutto in un momento di incertezza dato dalle elezioni regionali del 5 novembre. Alla riunione erano presenti poco più di 150 lavoratori della Publi Servizi, stanchi delle false promesse e ormai schierati contro l'immobilismo da parte dell'amministrazione, che a loro dire sta facendo poco o nulla per garantire il futuro aziendale e lavorativo. L'apertura del FIS, il fondo di integrazione salariale, riguarderebbe tutti i lavoratori, ma come ci ha spiegato Davide Foti della CGIL, bisogna attuarlo se vi è un progetto per risollevare l'azienda, se no si crea solo un esubero strutturale che sarebbe irrecuperabile entro i 5 anni. Sui numeri della gestione e sulle proposte dei sindacati a margine dell'assemblea, Foti ha detto: allora, noi abbiamo fatto delle proposte fino all'ultimo al tavolo negoziale in provincia. Allora, la Publi Servizi non può vivere con 700.000 euro di contratto al mese, e di cui questi 700.000 ne vincolano 5,60 per il costo del lavoro. Quindi di conseguenza l'unica soluzione è tagliare gli stipendi delle persone e non mettere nelle condizioni di svolgere il proprio servizio, anche servizio pubblico. Abbiamo chiesto all'amministrazione, al commissario, di integrare quella parte che c'è all'interno del contratto mensile fino a dicembre delle 700.000 euro di contratti a misura, cioè a svolgimento, a produttività, di metterla nel canone, metterci nelle condizioni di poter avere una forza lavoro completa con un pochissimo taglio o magari senza essere tagliata, per poi andare avanti e riuscire anche a gestire un contratto triennale e allegarlo a un piano di riorganizzazione aziendale che sarà di sacrificio, ma un piano di riorganizzazione triennale dove i lavoratori sanno che hanno un futuro, che hanno una prospettiva.